Ecco qui, allora, come detto, questa è a torso intero. Torso intero vuol dire così. Eccola qui, torso intero. C'ha il suo body interno e nei movimenti, come ti volevo dimostrare, nei movimenti è rigida. Lei è rigida. Vedi? Cioè, puoi fare così, ma il corpo non si piega. Vedi? Il corpo sta rigido, non si piega. Ok? Questa è torso intero. Poi piatto pancia, anche lui c'ha, diciamo, si piega un pochino, però non granché, ecco, perché c'è il piatto che dà fastidio. Se togliamo il piatto pancia, eccolo qui, piatto pancia è solo appoggiato. Se noi lo togliamo, ecco subito un altro tipo di movimento che è molto più reale. Vedi? Poi arriviamo al silicone. Eccola qua. Arriviamo al silicone e questa è già tutta un'altra storia. Eccola qui, vedi? Ecco, ora hai capito la differenza tra silicone piatto pancia, senza piatto pancia, senza piatto pancia e torso intero.
No, queste a torso intero non si può fare il bagnetto, perché o hanno un body interno così, o se non ce l'hanno, comunque hanno le gambine lo stesso che si incastrano dentro, ma dopo passa l'acqua dalle fessure. Ciao ciao!